Amici telespettatori, bentornati all'appuntamento quotidiano di Istituzioni e Cittadini. Vi presento subito gli ospiti di oggi. Eh, la dottoressa Francesca Genovesi, giornalista, che si occupa, fra le altre cose, lei diceva prima della visione, mens sana e corpore sano. Quindi sicuramente anche di medicina. Di, e di medicina, dei, di bellezza, dei, dei di benefici, salute, di prevenzione. Di salute, giusto. Tutto ciò che rende la vita più bella e più... Piacevole. E molto dipende dal signore che c'ha Franco, dal professore ah, Stefano Arceri. Fondamentale. Che... I nostri ospiti conoscono, conoscono bene, il professore sapienza. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie sempre a Fabrizio Mastro Rosato che ci invita anche perché poi questa trasmissione porta un attimo a un calo di tensione rispetto agli argomenti che abbiamo trattato in questi giorni, no? sì. La crisi di governo, la crisi che ci dà tutti i giorni la raggio, quindi finalmente parliamo di una finalmente. cosa che interessa la salute dei cittadini. Sì, anche eh. se l'argomento di cui parliamo, <ride> sì. diciamo, non è proprio di quelli più sereni Introibo. Eh, esatto, esatto, esatto. Perché vorremmo parlare di, eh, di e poi parleremo ovviamente anche di altre cose, ma di una patologia particolare, molto sciocca ma molto dolorosa, che è la ragade. La ragade anale, la, la ragade, ragade anale, anale no, uno può... Però la ragade non è soltanto no, anale, no? No, no, no. Prendere può. gli orifizi. Certo, Ho diciamo che bene, gli, massi, sì, gli orifizi e prende soprattutto eh, le mucose, no? La parte più esterna, per cui può essere anche una ragade del labbro, per mm. intenderci, no? Per cui lì dove ci sono le mucose. E, e come ha detto il dottor Mastro Rosato, è una patologia sciocca, l'ha definita sciocca, in realtà sì, è una banale patologia, ma che invece tanto sciocca non è dal punto di vista dei disturbi che dà, no? perché è una patologia estremamente fastidiosa che condiziona la, proprio la vita di relazione, condiziona proprio la vita sociale, la vita di relazione. Questo perché? Perché dà un'algia, cioè dà, una, dà un dolore, dà un fastidio che è molte volte è persistente, cioè è continuo durante tutto l'arco della giornata, per cui queste pazienti, perché purtroppo parliamo più frequentemente di donne rispetto agli uomini, queste pazienti non hanno mai un momento di serenità, di tranquillità e questo fastidio è continuo. Senti, professore, mm. intanto magari incominciamo a mandare le immagini, tanto energia ce le hanno sì. perché il professore ce le ha offerte. No? E la lagina anale, leggo qua. Quindi. Vedo sì, non, non quelli, come vedete qui sulla, sulla cioè. diapositiva che stiamo vedendo, è la definizione: cioè una soluzione di continuo, la faccio più semplice, è una ferita, è un'ulcera praticamente del canale anale, della parte più esterna del canale anale che si localizza in quella zona che si chiama anoderma, che è una zona estremamente sensibile, una zona che qualsiasi cosa la sentiamo e nel 90% dei casi eh, si localizza posteriormente. Che, si, che cosa significa posteriormente? Posteriormente significa che si va a localizzare lì dove c'è il coccige, immaginate nell'anoderma, cioè nella parte anale, nella parte posteriore, lì dove c'è il coccige. Ed è una, una patologia frequente, dicevo all'inizio che è una patologia delle donne e va a localizzarsi posteriormente, nel, e, e rappresenta il 10% di tutte le patologie proctologiche. Voi immaginate, nelle patologie proctologiche ci sono le morroidi, ci sono le fistole, ci sono tante patologie e c'è anche la raga adenale. La raga adenale rappresenta il 10%, di, tutte, il 10 di queste Vediamo patologie. Vediamo con l'altra slide la patogenesi di questo fenomeno? Sì. Eh, la la, patogenesi, la, la patogenesi, patogenesi di questa eh, malattia, eh, questa che noi stiamo vedendo adesso eh, è la descrizione della raga d'anale cronica, la patogenesi la trova più avanti comunque, va bene anche questa diapositiva, lasciamola, eh, definisce la, la, la raga d'anale cronica perché eh, se ritorniamo in studio, la eh, raga d'anale Fabrizio può essere definita in due momenti eziopatogenetici come tu giustamente stavi dicendo, intanto pure Francesca poverina gli diamo, poi la facciamo entrare anche, per, anche perché, perché una, se, il, se ho studiato bene diciamo meglio, una delle cause è anche il parto Assolutamente, ecco perché la donna come più frequentemente la donna. esatto. Poi facciamo entrare anche Francesca nel discorso perché? Perché le donne hanno diciamo delle abitudini eh, proprio loro particolari, peculiari della donna che determinano una predisposizione maggiore rispetto mm. al maschio. Io stavo dicendo prima che ci sono due momenti eziopatogenetici importanti e sono il primo momento, cioè quando la raga danale insorge. Che eh, dura all'incirca un paio di mesi. In quei due mesi possiamo parlare di una raga denale acuta, che è ben diversa dalla raga denale cronica, cioè quando questa ferita, questa ulcera che si va a localizzare in quella zona si cronicizza. Allora, mentre nella raga denale acuta, quella che insorge nell'arco dei due mesi, Possiamo agire dal punto di vista medico con le creme, voi vedremo come, quali sono i consigli migliori da poter dare, possiamo agire e avere un'ottima possibilità di successo, quando invece questa patologia viene sottostimata, viene la mandata un po' nel dimenticatoio e qui soprattutto mi riferisco alle donne, quando vi vergognate di farvi visitare di andare al vostro medico, perché sapete di avere questo fastidio, perché è un fastidio che vivete quotidianamente, ecco il primo consiglio, la prima informazione sociale che io voglio che arrivi è non vi vergognate, perché avendo, diciamo, una, eh, un atteggiamento immediato nei confronti di questo fastidio e andando subito a farsi curare, probabilmente è un problema che risolviamo. Ecco, Ma sì. signora, proprio perché c'è questo tipo di, di vergogna? Possiamo definirla così? Beh, eh, Francesca... Beh, perché c'è sempre una certa reticenza diciamo, a parlare di certi, di certi argomenti e comunque ad andare davanti a un, uno specialista, un medico, mm -hmm. a farsi vedere insomma, in zone piuttosto intime. Mm. Eh, quindi e questo questa... cambierebbe se invece del medico troviamo la dottoressa? No, non credo. Io non credo che sia una questione di cervello. Cioè, c'è una, una questione di per sé rispetto sì. a un'intimità sì. molto, molto stretta. Rispetto insomma. ad una zona, insomma, che è una zona insomma un po' molto intima. Molto certo. intima quindi, comunque, esporla così eh, di fronte ad un estraneo può creare qualche Tanto piccolo... Da, da superare il dolore perché. Ma lo, lo eh... dico per esperienza personale è un dolore terribile eh, ne, parlavamo continuo, che... <ride> ne parlavamo prima ne parlavamo prima parlo della mia esperienza personale io sono per la prevenzione, sono per la cura quindi comunque io appena ho un problema mi reco immediatamente dallo specialista per cui io non faccio testo mm. però so di tanta gente che invece ha problemi proprio a eh, manifestare a farsi vedere, a farsi vedere spogliata a parlare mm. di certi argomenti insomma se consideri che tanta gente non va dal ginecologo, non si fa visite, non si fa pap test per non farsi vedere a tutt'oggi eh, capisci che eh, certo, eh, certo senti professore invece eh, vediamo un attimo le cause perché sì, nel, nel frattempo ho condiviso anche su social la mm -hmm. nostra diretta per cui chiunque no posso dirlo, certo, come volesse no, intervenire c'è che... un numero di telefono può sicuramente fare delle domande ehm, no stavo vorrei rispondere a Francesca dicendo questo quello che Francesca ha detto è assolutamente corretto c'è un problema che poi voi donne dovete considerare, che è vero che è una zona estremamente, diciamo, privata, prima eh, c'è della reticenza, come lei diceva, però voi dovete immaginare che chi avete di fronte in quel momento non è proprio un uomo certo. o una donna, non è un medico, vedere. è un chirurgo che ha un atteggiamento nei confronti della patologia assolutamente disinvolto. Certo. Perché? Perché lo fa dalla mattina alla sera questo lavoro, in continuazione, per cui non è che nella mente sua, è il suo mestiere, è il suo lavoro. Come andate in banca con i vostri soldi a versare in modo sereno, io credo che sia. E a proteggere voi stessi in quel modo, io penso che sia lo stesso quello di dover andare a curare voi stessi, perché? Perché andate a fare qualcosa che per l'altra persona è naturale, è normale. E come vi dicevo prima, ed è questo il punto che io vorrei rimarcare, se la terapia inizia nelle prime fasi di questa patologia che come definiva il dottor Mastro Rosato sciocca perché è sciocca in realtà, potete guarire tranquillamente. Solo con la terapia medica. Se invece aspettate tempo, perdete tempo e la terapia non inizia affatto e continuate a vivere in questo stato di malessere, è chiaro che si cronicizza questa patologia e purtroppo la terapia medica a quel punto non potrà sortire più quegli effetti benefici che avrebbe potuto avere. Peraltro è anche socialmente molto invalidante perché esatto. essendo un dolore continuo e costante, perché? anche perché? uscire la certo. sera e no. frequentare qualcuno insomma, con una patologia del genere non è una cosa simpatica insomma. Non, ti non ti abbandona mai Io, diceva il professore e aggiungo che eh, meglio il mal di denti che sì, tutto sì, dire sì, no? sì. ecco quali sono le cause però professore eh, se ci fanno vedere le cause della patogenesi, diciamo che è alla base, no? Alla, al, se, piano piano, questa ecco, no? Facciamo vedere le immagini, questa è proprio una raga, forse è un po' forte come immagine, comunque come vedete è una ferita, non la lasciamo magari troppo, lasciamola il meno possibile perché non vogliamo <ride> Però, andare... ecco, questo magari invita eh. a chi ce l'ha a essere più prudente. Esatto, no? esatto, esatto. <ride> La patogenesi, come diceva Fabrizio, alla base del fastidio, alla base, scusate, del, della patologia c'è il traumatismo, cioè in quella regione, voi immaginate la parte più esterna dell'ano, passa qualcosa che va a traumatizzare. Le donne rispetto agli uomini hanno probabilmente più la tendenza ad essere stitiche, mm. ad avere stipsi. Per una questione anche di abitudini loro, per una questione di alimentazione, per una questione anche di ingombro uterino, insomma ci sono dei motivi per cui la donna è tendenzialmente più stitica dell'uomo. A questo possiamo aggiungere eh, quello che diceva Fabrizio prima, cioè che la gravidanza è un altro momento, no? Noi, quante volte noi abbiamo sentito, eh, possiamo anche tornare in mm -hmm. studio, quante volte noi abbiamo sentito e che eh, in gravidanza Quindi molte volte l'ingombro no, no, del feto certo. ci sono le emorroidi per esempio in gravidanza, ci sono proprio dei, dei, dei capitoli apposta dedicati alle patologie proctologiche in gravidanza proprio perché l'ingombro uterino a lungo andare porta un problema anche vascolare a livello anale retto anale. Allora, come avevamo visto, è il traumatismo, un momento eziopatogenetico importantissimo, per cui la stipsi, la stitichezza è un momento eh, importante da valutare e questo è legato anche all'alimentazione, cioè le donne adesso un pochino di meno, no? Hai visto Fabrizio quando giri in macchina? Non so se ti capita mai di vedere queste donne che bevono tanta acqua anche mm. mentre guidano, no? Un po' perché, adesso questo ce lo dice Francesca, qualcuno gli ha detto che bevendo molta acqua fanno linfodrenaggio, dreni, 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 dreni. per cui va via la cellulite come sì, fosse eh, acqua, cosa proprio. che purtroppo per loro non ah, è eh. affatto <ride> vero, no? Allora, eh, se però se ecco, potessi. quello dall'altra parte invece le aiuta ad eh, idratare quello che mangiano, per cui anche l'evacuazione è più facilitata e soprattutto non avranno la stipsi dovuta a un assorbimento di tutta l'acqua per cui poi alla fine avviene quello che dicevamo prima il traumatismo del passaggio proprio eh. tra, tra le cause c'è anche una scarsità di igiene eh, assolutamente sì anche se non c'è scritto nel cartello sì l'igiene è molto importante e ti dico un'altra cosa che può anche essere curioso no? dal punto di vista culturale qual è il popolo e ti faccio una domanda, vediamo mm. se sei preparato, anche che tu sei più bravo di me molto <ride> ormai per quante cose. Qual è la, la, diciamo, la nazione, il popolo dove c'è più patologia proctologica? Mm. Secondo te? Così? No, 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 non mi viene questo. Non momento. ti viene? Così a naso? Non, eh. Allora, i più bravi chirurghi mm. e le patologie più importanti delle patologie proctologiche sono gli inglesi. Perché sono ah, perché inglesi. Usano il bidet. Bravo. Esatto. Vedi come ci sei arrivato? <ride> perché non hanno il bidet, non usano l'igiene post eh, bagno, diciamo, o perlomeno se lo usano è un po' disagevole, non hanno questa usanza che noi invece abbiamo Anche i francesi eh, non l'hanno. Anche i francesi non l'hanno. Brava. Francesi. Infatti stavo finendo nel popoli. dire che sono Soprattutto gli inglesi e i francesi, quelli che hanno statisticamente più patologie proctologiche. Per cui vedi che l'igiene che tu hai messo giustamente in risalto è una di quelle diciamo cattive inusanze per eh, creare patologia proctologica. Poi, eh, questo lo, lo sto leggendo, quindi non ho studiato. L'abuso di lassativi l'abuso di lassativi perché eh, il, mh, sia la stipsi. Che la diarrea, cioè che l'evacuazione è troppo lenta, sono entrambi nocivi per la parte l'ultima parte del nostro intestino, cioè per l'ano. Uh -huh. Per cui anche la diarrea a lungo andare infiammando la zona, perché comunque arrivano feci che sono feci acide, estremamente acide. Possono comportare una irritazione della mucosa. La mucosa è quella parte rosea, per intenderci, non è la parte cutanea. Perché? Perché la raga denale, così come tutte le patologie protologiche, si vanno a localizzare in quella zona di anoderma, cioè proprio la parte dove c'è il passaggio tra la mucosa e la cute. E allora anche la diarrea dovuta a un abuso di lassativi può comportare un aumento dell'incidenza di questa patologia. Senti i, i sintomi, i segni, come possiamo dire che, eh, che stiamo per soffrire di questa cosa o già ne stiamo soffrendo? Allora, ehm, non vi è raga de anale se non vi è dolore. Allora, il primo sintomo fondamentale è il dolore: per cui, chi ha una raga de anale si rende conto di avere un dolore intenso, è un dolore particolare perché è pungente, è un dolore tipo una puntura di spillo è un dolore che noi definiamo in medicina patognomonico, cioè e come dicevo prima non si può avere la ragade se non vi è dolore. L'altro segno, non è un sintomo, è un segno è la rettorragia, cioè la perdita di sangue. Questi sono due un sintomo e un segno che sono sempre presenti nella raga anale. Perché c'è il sanguinamento? Perché la raga anale che non è altro che un'ulcera, una ferita, tende a ad eh, approfondirsi al di sotto della mucosa. Approfondendosi al di sotto della mucosa, praticamente cosa farà? Porterà questa ferita a togliere la mucosa e la sottomucosa fino ad arrivare alla parte muscolare. La parte, la parte muscolare è quella dove c'è il nostro sfintere, cioè quello che chiude il nostro ano. Quando viene erose, vengono erose fibre dello sfintere, è chiaro che a livello del muscolo... E si romperanno dei piccoli capillari, dei, dei piccole arteriole. Queste arteriole sanguineranno, metti. per cui ogni volta che si va al bagno e vi è una dilatazione dello sfintere per permettere adesso la facciamo, ti, lo facciamo. Ti, ti, ti volevo chiedere prof ma la differenza tra le emorroidi e le raghe eh dei... è fondamentale ecco, eh, mi fa quasi specie che ormai tu che ci spiegherai che ormai lavorerai <ride> sì, con me certo. durante la nostra esperienza di facebook mi faccia una domanda del genere io lo faccio per, per, per i certo, naturalmente. chiaramente è una domanda non consentita straconsentita perché perché noi ci rivolgiamo a una, alle persone? Ecco perché Francesca l'ha fatta appositamente eh. per essere più chiari eh. possibili con le esatto. persone che ci ascoltano, perché è giusta, è una domanda legittima. Allora, Diamo tra emorroidi e ragadi parliamo di due cose completamente diverse: ecco, sono due patologie. Però, insieme, però È vero, Prof. Eh, camminano eh. insieme. Non è che camminano insieme. Si confondono. Adesso oh, mi confone. stanno mettendo proprio a disagio, <ride> ma non credo di, che ci riescano perché. Non è vero che camminano insieme, in realtà la ragade ci può essere una skin tax, cioè ci può essere un piccolo cavoccioletto sentinella si chiama, che non si sa se è una sentinella dovuta a un emorroide o via dicendo. Okay, okay. Sono due patologie che possono mh, essere diciamo, riscontrate insieme, ma avvengono per due momenti completamente diversi. Diciamo però che alla base di entrambi, Fabrizio, mm. ci può essere la stipsi, perché sia la stipsi può determinare. Comunque, una difficoltà di deflusso venoso eh, certo. verso, esatto, dato. lo sforzo che viene fatto e, e, e questo può determinare se è legato anche a una stipsi, no, a una stitichezza, anche una piccola lesione che va a crearsi. In tutta questa situazione probabilmente concomita. Una, eh, un, problema vascolare, un problema vascolare che è anch'esso alla base dell'eziopatogenesi, cioè delle cause che possono determinare sia la raga che le emorroidi. Senti, in in questa sono... patologia, proviamo a metterla dentro un discorso che riguarda, so che al medico non gli interessa, ma dentro al sistema sanitario: no? che numero di persone in Italia soffrono di patologie di questo genere? Guarda, eh, parliamo, eh, parliamo di numeri molto molto importanti. Eh, diciamo che in una... Pesano nel sistema sanitario. Sì, pesano moltissimo, anche perché sono di quelle patologie che in realtà hanno bisogno di poco ricovero però comunque impegnano una sala operatoria diciamo dal punto di vista sociale hanno un, un, una spesa abbastanza importante anche perché secondo me la parte più importante è il post operatorio cioè anche il consumo dei farmaci mm. anche gli antidolorifici che potrebbero essere utili perché comunque l'intervento chirurgico seppur oggi fatto con delle metodiche moderne che hanno abbassato in modo importante anche il dolore postoperatorio comunque molte volte devono essere supportate la DG deve essere supportata la parte postoperatoria anche da, med, da medicine che attenuino un po' il, il dolore e il fastidio no? per cui parliamo comunque di numeri importanti come vi avevo detto all'inizio considerate che di tutte le patologie proctologiche e sono tantissime la raga denale rappresenta il 10% Senti, e, e quindi ci deve essere un'attenzione da parte del sistema sanitario che dia risposte da questo tipo, no? ma eh, le cause sono anche legate al, a un sistema di vita, al mangiare, a come ci comportiamo quotidianamente. Ottima la domanda. Allora, sicuramente le persone che tendenzialmente hanno un atteggiamento più ansiogeno sono più stressate. Comunque, hanno una modalità anche, no? anche proprio pratica nell'andare in bagno la mattina, hanno una tendenza ad essere più favoriti a fare questa malattia. Per esempio, facciamo un esempio sem semplice che questo può essere utile per i nostri telespettatori. Chi ha il vizio? di stare molto tempo eh, seduto durante l'evacuazione le, diciamo, le, 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 della mattina, magari leggendo la rivista, mm -hmm. perdendo tempo, perché questo vizio c'è, esiste, eh, o magari parlando al telefono adesso con questi telefoni e via dicendo, chi staziona troppo tempo è chiaramente un momento nocivo per, il nostro, per la nostra vascolarizzazione. Voi immaginate la posizione, immaginate la spinta, immaginate di fare questo tutti i giorni a lungo, magari per 20-25 minuti, 25 minuti. Eh, ci hanno messo Cipi, capire per prevenire. prevenire. <ride> eh, cercate di capire per prevenire, ma parleremo perché poi eh, viene certo. fuori capire per prevenire. Ecco, cerchiamo di capire che la parte, diciamo, funzionale della mattina deve essere la più breve possibile. Questo per permettere al sangue di non fermarsi in quella zona per un periodo troppo lungo. E in un'altra trasmissione. Rilevavi come eh, per esempio l'eccessivo sport non è che faccia troppo bene, no? Allora, in una Però precedente, il tra... esatto, rispetto all'eccessivo, e poi poi stiamo parlando con chiedi... Francesca, che è una sportiva Appunto, di, di alto livello, il, diciamo, il è una da questo punto di vista. Eh? Un agonista, direi. <ride> no, la, la, quello che io ho affermato, me lo ricorda questa cosa, era che. Lo sport deve essere adeguato all'età, cioè non è consentito più a gente di 50 anni, compreso il sottoscritto, di fare sport a livello agonistico o, perlomeno, di fare degli sport che sono, diciamo, più affini a una persona più giovane. no Io non posso giocare 4 ore a tennis alle 2 del pomeriggio. Non lo faccio, <ride> che non sarei in grado di farlo. Ecco, allora quello che io dicevo: che lo sport è sicuramente importante, ma deve essere adeguato anche all'età che uno ha. E, alcuni sport nelle patologie proctologiche sono sicuramente più eh, nocivi. Faccio degli esempi. Tutti quegli sport in cui si ha un aumento della pressione intraaddominale, in eh, medicina si, si dice aumento del ponzamento, della manovra di Valsalva, fateli passare questi termini anche se sono complessi, così si dicono in sintesi, tutti quegli sport in cui c'è un aumento della pressione perché uno spinge con la pancia, faccio un esempio, sollevare dei pesi da terra, no? quelli che alzano il bilanciere da terra, quelli che fanno pesi, ecco, questi sport sono estremamente dannosi. Per la, la, tutte le patologie proctologiche, così per esempio il ciclista, il, il trauma continuo sulla sella. Quindi eh, anche l'equitazione, che è lo sport del pratico. Io. Anche mm. l'equitazione eh, possono dar fastidio, però l'equitazione è comunque il movimento: comunque lo fai, no? per cui riattivi il, la possibilità del sangue di andare dalla periferia. Verso il centro, perché il sangue venoso deve andare dalla periferia verso il centro. Voi immaginate tutto il sangue dalle gambe deve ritornare al cuore. Se noi spingiamo con la nostra pancia verso il basso così come se siamo in presenza per esempio di un utero molto grande durante la gravidanza, questo sangue ha difficoltà a tornare verso il cuore e allora che cosa fa? Rallenta il suo corso e si può anche fermare. Da qui vediamo come molte donne, per esempio durante la gravidanza, possono soffrire di emorroidi, di varici degli arti inferiori, per cui le classiche varici delle gambe e via dicendo. Ecco questo è quello che bisogna evitare anche nello sport. Allora, come giustamente diceva Francesca Genovesi, se fate guidazione, se fate bicicletta, se fate sport, magari ogni tanto fermatevi e riattivate la circolazione. E quindi noi abbiamo detto, come dire, l'eccesso no? che fa non male bene, rispetto esatto. all'età. Però invece quanto può far bene il movimento anche riguardo alle patologie che possono venire, come quelle che stiamo trattando? Assolutamente il movimento è fondamentale perché proprio riattiva il ritorno venoso che è alla base, per esempio, visto che ci siamo andati, della patologia varicosa e per varicosa si intendono anche le emorroidi, per cui riattivare il ritorno venoso in modo intelligente la corsa, la, la corsa sul Tapirulan fa benissimo, però deve essere una corsa moderata esatto. e comunque legata all'età, mm -hmm. perché non è inutile che uno di una certa età corra come un matto perché, Ma perché tanto... Guardi a me, scusa, dici eh, Perché io so <ride> che tu vai molto sul tapirulando <ride> no. No? no? Quando fa il, il riferimento all'età, mi guarda in maniera intensa e cioè, dice "Stai attento". Senti, ritorniamo un attimo invece sulla le, strategia terapeutica, no? Sì, se, la se la tu racconta. me lo consenti. Eh? Eh, Fabrizio, io risponderei a Stefano Tammaro Prego. che ci fa una domanda. Ce la fa Lo su Facebook stato. e perché ah, in sei. questo momento, come ho già detto, siamo anche collegati con istituzioni e cittadini, no? Anche con i profili nostri personali. Per cui anche i nostri amici ci possono fare delle domande, le possono anche scrivere. Come, no? come ha fatto certo. questo nostro amico, si chiama Stefano, e chiede se il sanguinamento. oltre. questa la dovrebbe fare Francesca, dovrebbe fare questo lavoro, visto che, <ride> che è lei che... Che... che mi aiuta in questo. Perché adesso spiegheremo perché Francesca mm -hmm. mi aiuta. Allora, Eccoci. che diceva Stefano? Dunque Stefano che salutiamo ci chiede se il sanguinamento, oltre che dalla ragate, può rappresentare il segno clinico di patologie più serie, ad esempio un carcinoma. Ecco, io non, non solo ringrazio eh, Stefano, ma mi dà l'opportunità di dire una cosa importantissima. Quando si ha un sanguinamento, quando si va al bagno, io vi garantisco che nella stragrande maggioranza dei casi è un sanguinamento banale dovuta a una semplice raga o a una semplice gavoccio l'emorioidario che si è aperto è preoccupante e, quando è occulto? diciamo che il sangue occulto è anche quello, no? e, e, sono entrambi preoccupanti Fabrizio per, preoccupanti in che senso? perché io non voglio che arrivi l'informazione terrorizzante in televisione, ci mancherebbe altro, cioè quando c'è un sanguinamento o si riscontra un sangue occulto nelle feci queste due eh, situazioni devono essere indagate in modo serio. È chiaro che se parliamo di un ragazzo di 20 anni, di 25 anni, le probabilità che eh, possa essere legato questo a un carcinoma, come dice il nostro amico, sono veramente minime, quasi ridotte allo zero. Ma se siamo al di sopra dei 50 anni e c'è un sanguinamento, poi bisogna vedere le caratteristiche del sanguinamento. Di solito il sanguinamento che viene dall'ultimo tratto è un sanguinamento rosso vivo, proprio rutilante, un sangue rosso come le poltrone che vedete, per cui è, è probabilmente. Sforzo, no, un, un cioè. Esatto, un sanguinamento invece dove ci sono magari dei coaguli, dei frustoli di coaguli, è un sanguinamento più importante. Detto questo. È assolutamente opportuno, è assolutamente fondamentale, dopo i 50 anni, fare comunque delle ulteriori indagini. Oltre a farsi visitare dallo specialista, che deve essere sempre mh, assolutamente in, in, diciamo, interrogato e, e, e consultato dalla persona che ha avuto questo segno. ...devrà fare una colonoscopia. La colonoscopia dopo i 50 anni è un esame che va fatto da tutti, escluso nessuno. Cioè è un esame di screening, tra l'altro le ASLE, visto che tu parli molto di ASLE... E ...ci mandano, dopo i 50 anni arrivano a casa, le, proprio dalle varie ASLE... ...arrivano le lettere in cui ci si invita, adesso rispondiamo, ci si invita... A, ehm, a fare eh, come si chiama? Un test di screening che è la, la ricerca del sangue occulto. Cioè che la Fabrizio. telefonata e poi la pubblicità e poi in le risposte, risposte del professore. Sentiamo la pubblicità e la, la telefonata, pronto? 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 Buonasera, mi chiamo Claudio e vorrei interloquire col professore, prego. Pronto. Buongiorno, ah, bene, buongiorno, prego. signor Claudio, buongiorno. Buongiorno signor professore, finalmente rivediamo la sua preziosa presenza in trasmissione, grazie che ci aiuta tantissimo a fare chiarezza, a essere più profondi sulle cose che meritano di essere approfondite e, e a rassicurare delle cose evidenti che non c'è da approfondire nulla. Su quanto ha detto, per lo sport, siccome io sono stato un, uno sportivo fin dalla più tenera età, le posso dire che lo sport inteso come gare agonistiche è quasi sempre dannoso, perché mette il fisico sotto stress, pur di raggiungere un risultato. Per quanto riguarda le palestre eh, che io conosco benissimo, diciamo che i preparatori atletici non sempre hanno le informazioni giuste su quello che fa bene e quello che fa male. Di solito insegnano bene quello che fa male, basta che uno sia muscoloso e, e questo basta per soddisfare. Cioè, si vede molto la forma e non la sostanza, una forma che poi può costare carissimo. Per quanto riguarda il sangue occulto nelle feci, e siccome io sono stato vent'anni fa operato di carcinoma all'intestino e Con tutte le caratteristiche da quanti, anni, da quanti anni? Dice 20 anni fa, 20 signor anni Claudio? Fa. Ha detto 20 anni 20 fa. 20 anni fa. Senta. Ha parlato di intestino. Può essere più preciso? Mi può dire il tratto di intestino? Colon, Colon destro sinistro? Non lo sa? È um, eh, sinistro se non vado errato. Va bene 20 anni fa, oh, complimenti. Eh, dopo 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 i primi sei mesi di chemioterapia sì? e dopo dei controlli che hanno seguito a questo basta, io adesso faccio un controllo ogni cinque anni. Assolutamente e... corretto, signor Claudio. Lei è fuori ormai dai, da, sì. dal pericolo. Volevo, dopo vent'anni è fuori. Volevo solamente... Aspetti che non la sento. Diceva il professore che oramai è fuori dal pericolo. E io la ringrazio. Volevo aggiungere Bene, dici, quanto riguarda il sangue, siccome io ne ho fatta una cultura, il sangue soprattutto che deve preoccupare non è quello vivo cristallino, come dice il professore, del colore della poltrona in cui siede, ma bensì un sangue scuro carino. che dà un cupo. E di solito accompagnato da un odore di sangue digerito, c'è cioè un cattivo odore. Quello Questo un altro... Può accendere qualche perplessità. Bene, io vi ringrazio per la trasmissione e la saluto Cristo. Allora, adesso rimandiamo sì. mandiamo la pubblicità e poi il professore risponde. si, sì, no, rispondo più che altro sfrutto la, la domanda, Vai, vai. la pubblicità. Conosci l'universo Celia chiamo Ciliachiamo è un gruppo di negozi di Roma specializzati in prodotti senza glutine. Tre negozi, per la precisione. Il primo negozio si trova in Roma Prati, fronte metropolitana Cipro, in via Giulio 25, numero 32, ed ha un assortimento di oltre 2.500 prodotti. Il secondo negozio è anche un forno 100% gluten free ed unisce una selezione di prodotti confezionati alle produzioni di alimenti freschi da noi realizzati tutti i giorni. È il forno Ciliachiamo Tiburtina e si trova in via Carlo Caneva 40. Zona Stazione Tiburtina. Il terzo negozio è un locale di 400 metri quadrati che unisce un vero e proprio supermarket tutto senza glutine ad un laboratorio di produzioni artigianali. Pani, pizze, fritti, dolci, biscotti e torte. Tutto fresco tutti i giorni. Tutto garantito senza glutine. In studio col professore Arceri e con la, la, la signora Francesca Genovesi con la finale perché all'inizio avevo sbagliato, ho detto genovese, Tutti ma ha corretto sbagliate. subito il professore giornalista che si occupa appunto di molti problemi legati alla salute e alla sanità. Ci abbiamo una domanda di Claudio, un'altra che è arrivata su Facebook. È una, è una domanda che diciamo, è collegata poi tra l'altro perché eh, Gianna ci chiede che se si fa l'esame del sangue occulto nelle feci e questo risulta negativo, è necessario ugualmente sottoporsi alla coloscopia oppure è sufficiente questo esame così diagnostico anche, si può fare credo a casa da soli anche, no? senza necessariamente andare il sangue occulto, sì, cioè il sangue occulto si, si fa adesso con dei test con stick, delle... molto, molto mh, precisi, è cambiata completamente la metodica, la metodica rispetto ad anni fa, la preparazione è una preparazione più semplice ed è molto più preciso come esame. Eh, bisogna comunque avere delle accortezze tipo quella di non lavarsi i denti alcuni giorni precedenti, di non mangiare carne, insomma bisogna utilizzare determinati accorgimenti per far sì che l'esame sia il più veritiero possibile. La, io risponderei se Fabrizio me lo consente, no, certo. e ringrazierei il signor Claudio perché ha precisato, eh, diciamo in modo assolutamente corretto, quello che io già avevo detto: cioè un sanguinamento rossovivo, eh, rutilante, un sangue eh, molto acceso e un sangue che di solito, però, questo non è un fatto assolutamente definito. È di solito dovuto a un sanguinamento molto distale, per cui è quasi sempre legato a un emorroide, a una ragade, a una fistola, a una patologia diciamo, dell'ultimo tratto dell'intestino. Mentre, come diceva il signor Claudio, un sanguinamento con un sangue più scuro, un sangue magari ripieno di, di, ehm, eh, di coaguli, questo è un sanguinamento che può derivare da una patologia più importante, come ad esempio un tumore. Quello che il signor Claudio diceva invece a un certo punto, che questo sanguinamento può avere un odore cattivo, un odore molto forte, questo invece è dovuto a un sanguinamento alla parte più eh, alta del nostro intestino, per dirvi lo stomaco. Ecco, se noi abbiamo una patologia gastrica, una patologia dello stomaco, che cosa succede? Che questo, sanguinamento, questo sangue viene parzialmente digerito. Perché? Perché è nella parte dove avviene la digestione. Quando arriva nella fase espulsiva, questo è un sanguinamento molto scuro e maleodorante. Si chiama melena. In termine tecnico si chiama melena. Rispondendo invece alla nostra amica Francesca, come si chiama la nostra amica così? Allora, la nostra amica si chiama Gianna Fauci. Ecco, possiamo dire il nome e il cognome, Francesca, sì, perché sì, sono certo. ufficiali. Si, sono, si scrivono proprio scrivo esatto. su Facebook, sì, sì. sui social. Allora, eh, grazie, grazie alla signora Gianna. Veramente, domanda che ci, mi permette di essere molto chiaro l'esame del sangue occulto negativo purtroppo non ci mette al riparo completamente dalla presenza di una patologia importante però certamente ci tranquillizza così come allo stesso identico modo una ricerca del sangue occulto positivo cioè trovano sangue occulto non è detto che dobbiamo avere per forza un tumore le cause di sanguinamento possono essere tante, così come, per esempio, mi viene in mente una malattia diverticolare. Una malattia diverticolare è una malattia frequentissima, che a una certa età quasi tutti hanno, che può sanguinare. Allora, attenzione a non spaventarsi né in un senso o non nell'altro. Alla signora posso sicuramente dire. La ricerca del sangue occulto negativo in una paziente che ha comunque superato i 50, 55 anni impone per una questione di prevenzione sociale una coloscopia a tempo zero, che significa questo che a 55 anni vuoi o non vuoi una colonscopia, la dovrai fare. Che risposta c'è dal punto di vista di liste d'artesa riguardo a domande di questo genere? Ma guarda, eh, tutto dipende anche dall'urgenza. No? È mm -hmm. chiaro che un paziente che fa un esame di screening, quelli che si fanno, può aspettare tranquillamente qualche mese. Un paziente che invece ha segni e sintomi di una patologia più importante, è chiaro che ha una... Quindi qui interviene il medico di famiglia che deve dire quanto è urgente famiglia ha ha la possibilità di interagire, di interferire comunque con i tempi di attesa nel momento in cui lui stabilisce sulla base della sua raccolta anamnestica, cioè sui dati, su quello che percepisce dal paziente, l'urgenza di quell'esame e lui può tranquillamente agire Quindi in questo senso. Quindi la famosa carta verde del medico di famiglia fa la... No? stabilisce sì. l'urgenza lì entro 72 ore? Esatto lui mm. può stabilire anche un'urgenza indifferibile mm -hmm. per cui l'esame viene fatto diciamo rapidamente. Senti ritorniamo al Ragadi e così finiamo l'argomento perché poi l'ultima parte vorrei dedicarla alla prevenzione, no? sì. tutto quello che a questo è collegato dove peraltro la, la signora Girovesi ci può aiutare molto da quello che ho capito. Allora strategia terapeutica e poi c'è il trattamento conservativo, vediamo le due cose? Sì, allora quando noi ci troviamo di fronte a questa patologia, vi ricordo che stiamo parlando della raga denale, esclusivamente della raga denale, noi abbiamo mh, tre diciamo momenti della strategia terapeutica, o una, o una terapia conservativa, o una eh, terapia medica, o una terapia chirurgica. Queste sono le tre possibilità mm -hmm. che noi abbiamo. È chiaro che più precoce è la diagnosi, più all'inizio troviamo questa patologia. E più abbiamo possibilità già con il trattamento conservativo di risolvere il problema il trattamento conservativo in fin dei conti e ci dovrebbe essere anche una diapositiva eccola grazie al nostro regista ehm, ha, eh, usa eh, determinati presidi medici che sono i cosiddetti Fabrizio Francesca sono i cosiddetti eh, prodotti di banco, cioè non c'è bisogno di ricetta medica. Praticamente, alcuni sono dei consigli, come quello di, come dicevo all'inizio, di aumentare l'introito alimentare. Per cui, da qui dieta alimentare, con un aumento di fibre. Le fibre, le voglio ricordare, sono la pasta, le patate, la verdura. La frutta, queste sono le fibre e soprattutto bere tanta acqua durante il giorno. Quando dico bere tanta acqua, dico 2-3 litri di acqua al giorno, non dico un bicchiere d'acqua, due bicchieri o una bottiglietta, sono 2-3 litri di acqua al giorno. Ecco perché mi congratulo con le donne che in macchina bevono pensando di fare l'infodrenaggio, in realtà fanno altre cose. Poi ci sono altri presidi. Che c'erano sulla diapositiva che possono aiutare ad avere un successo nei eh, trattamenti conservativi. In fase, come dire, di cura o, o post No, 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 qui siamo più? nella fase di cura. Perché già mm. con questi Ma non pensate questi... anche in fase postoperatoria? Alcune cose, dopo ti dirò qualcuno di queste, l'anestetico locale sì, sicuramente, perché dopo l'intervento è una zona abbastanza dolente. Possiamo far usare delle creme che all'interno, queste pomate, hanno degli anestetici locali. Che vanno ad anestetizzare la zona. I assativi non bisogna abbondare, ma bisogna cercare di andare di corpo certo. il più morbido possibile e poi i semicupi. I semicupi sono i bidè, praticamente mm. si chiamano in medicina semicupi, che devono essere fatti. Questo è importante. Con acqua tiepida, non con l'acqua calda, perché i rimedi della nonna, una volta mi fecero questa domanda: dice, ma la mia nonna mi consigliava acqua bollente. Eh, ecco, certo. nonna, diciamo che aveva vascolarizzato di più la zona, che da una parte andava bene. Poi ci sono i dilatatori anali. I dilatatori anali aprono un grande capitolo di questa patologia: perché al dolore e al sanguinamento c'è una reazione una reazione nell'organismo e se Fabrizio mi dà un minuto io in un minuto lo come spiego no? allora purtroppo questa malattia è una malattia come io mh, mi piace definirla auto-innescante questo che vuol dire? che il dolore Percepito a livello anale, che è un dolore, credetemi, che arriva al cervello, cioè la gente perde proprio il lume della ragione, litiga con tutti, è irascibile, è una persona che veramente ha questo fastidio continuo. Che cosa fa? Induce il sistema nervoso ad avere una ipereccitabilità neuromuscolare. Per cui questa ipereccitabilità si ripercuote anche a livello sfinterico anale con un ipertono. Cioè si tende a costringere l'ano perché questo lo facciamo per la reazione al dolore. Ma questo ipertono, questa costrizione non farà altro che peggiorare la patologia. Perché? Perché ischemizza ancora di più la zona. Ischemizzando il sangue non arriva più bene in quella zona perché come voi tutti sapete è il sangue quello che porta il nutrimento, è il sangue quello che porta la guarigione. Per cui questo ipertono... Che cosa fa? Peggiora la situazione. Peggiorando la situazione il dolore aumenta, il dolore aumenta, cervello, cervello dà altri stimoli di contrazione per cui è un sistema autoinnescante. È un po' come dire un cane che si morde la coda, no? È un po' come dire il cane che si morde la coda. Per cui bisogna interrompere assolutamente questo circolo vizioso. Francesca. È una malattia recidivante questa qui? Beh, è una malattia che se non curata bene, diciamo che può dare dei momenti di, eh, di benessere, no? Okay. Di quiescenza Però... si chiama. Però è una malattia che se non trattata in modo definitivo può recidivare, sì, ecco. assolutamente sì. Senti, quindi il trattamento medico è. Questo Se è conservativo fate. quello che abbiamo eh, visto, per cui sono dei debite fatti in un certo modo mm -hmm. e utilizzare, come avete visto nella diapositiva precedente, dei dilatatori anali. Mm -hmm. Questi dilatatori anali è un po' è come cercare al nostro sfintere di far fare ginnastica, cioè di mollare un po' la presa, no? di rompere quel circolo vizioso, perché è una ginnastica che la sera bisogna fare a casa, magari sul letto, mentre si guarda la televisione, cioè bisogna cercare di... E evitare che questo sfintere, questo ano, sia così stretto così costretto. Si usano delle pomate anestetiche e dei piccoli dilatatori che vedete proprio lì nella diapositiva nella, di, nella figura: si usano quei dilatatori in modo che è una ginnastica. Come si va in, in palestra per fare ginnastica per le gambe e per le braccia, esiste anche, e sono muscoli, esiste anche la ginnastica per l'ano per ammorbidire la sua contrattilità. Andiamo un attimo al trattamento medico? Il trattamento medico invece si avvale soprattutto di, ehm, di eh, pomate particolari, sono delle pomate che agiscono dove? Agiscono proprio sullo sfintere, in, quella, in questa diapositiva che vedete, e mi è, è, è spiegato l'uso di un prodotto nuovissimo, nuovo, insomma, nuovissimo, ha qualche anno, ma è un prodotto che a noi, chirurghi, perché non pensate che Il chirurgo è sempre felice di operare anche perché una raga danale no, questa non, è, la... non è vero. È così: fa, non fa piacere operare la raga danale, la raga canale, ah, no, bisogna ma... saperla operare. Il paziente è un paziente particolare. Il paziente, credetemi, è un paziente provato. È un paziente che ha delle aspettative immediate di risoluzione del problema perché, perché non ce la fa più. È giusto che lui abbia delle aspettative immediate. E purtroppo, questo non è, non è sempre possibile. Allora, è un paziente che magari cambia. Più medici eh, perché non è soddisfatto di uno, vada un altro, insomma è un paziente particolare, non è un paziente semplice da gestire, però chi ha esperienza riesce a farlo. Da alcuni anni eh, noi utilizziamo questi piccoli glisterini di gel che stanno dando dei risultati fenomenali, cioè portano alla guarigione, per cioè per seconda intenzione, ci si cicatrizza. Questa eh, ulcera questa ragade che c'è rapidamente nell'arco di una ventina di giorni, veramente il paziente sta bene, continua questi piccoli clisterini che sono veramente dei mini clisterini. Per cui Però noi... qui siamo ancora nella fase come medica dire, medica e che va fatta fenomeno, come dicevo eh. prima nei primi il fenomeno due mesi ancora contenuto esatto, mm. cioè è contenuto nell'ambito dei due mesi. Ti ricordi che dicevo certo. quando la patologia è acuta, cioè è insorta da meno di due mesi. Quando andiamo oltre due mesi, perché? Perché purtroppo si è cronicizzata, un po' per colpa nostra, un po' perché non abbiamo eh, avuto il tempo di andare a farci visitare, di cominciare la terapia, entriamo nella parte cronica. Quindi interviene il chirurgo. A quel assume. punto deve, inter deve intervenire il chirurgo. Per intervenire il chirurgo, eh, possiamo passare alle diapositive successive, il cioè dove parliamo chirurgico. del trattamento chirurgico, e deve per forza intervenire il chirurgo e deve agire sempre sulla parte sfinteriale cioè sull'ipertono dello sfintere cioè deve ammorbidire quel muscolo che è ipercontratto e allora e questo è sempre il trattamento conservativo che come vedete nell'80% dà guarigione quello chirurgico, se se lo guarigione. Andiamo, quello chirurgico. Esatto, adesso lo troviamo ma piano piano lo troviamo questo è sempre il trattamento medico e, e questo, è questo è il trattamento ah. chirurgico. Allora, la prima domanda che ci si pone è quando è necessario fare il trattamento chirurgico. Sicuramente il trattamento chirurgico va fatto quando ormai la malattia si è cronicizzata, ma molte volte l'indicazione al trattamento chirurgico la dà il paziente. Cioè, quando il paziente non resiste più e vuole, come dicevo prima, risolvere il problema. Quando ha fretta di risolverlo, non vuole fare terapia medica anche per un mese e lo vuole risolvere eh, rapidamente e soprattutto quando non si adatta alla terapia, cioè non ha il tempo per fare i microclisteri, non ha il tempo per mettere le pomate. E per cui un po' l'indicazione, l'indirizzo la dà anche un po' il paziente. Ecco, è uno di quei casi in cui l'interconnessione ehm, tra medico e paziente, la scelta, dipende un po' da entrambi, cioè dal medico e dal paziente. Alcune non scelte. C'è una visita, come dire, eh, che va a determinare proprio la certezza che è necessario un intervento chirurgico? Come scusami. Cioè, una visita fatta anche a livello radiologico, proprio per cui si stabilisce che lì c'è la raga e quindi bisogna intervenire chirurgicamente. Guarda, Fabrizio, la raga danale da un chirurgo che si dedichi alla proctologia, come tu sai non esiste la specializzazione in proctologia, no? mm -hmm. esiste la specializzazione come quella che ho io di chirurgia generale, poi ci sono i chirurghi generali che dedicano un pochino di più o dedicano comunque parte della loro attività alla proctologia, per cui ci sono dei chirurghi dedicati alla proctologia. La visita proctologica è una visita che è sufficiente a fare diagnosi non c'è bisogno di fare altro perché già il chirurgo esperto basta divaricare i glutei che si accorge della presenza o meno di una raga de anale a questo si può aggiungere anzi si deve aggiungere un esame che è un esame che serve a, a si chiama manometria anorettale che serve a quantificare in modo oggettivo obiettivo a quantificare questo ipertono dello sfintere perché perché il chirurgo deve sapere se questa raga danale è anche sostenuta da un ipertono dello sfintere perché perché il chirurgo può incappare in un errore in un problema perché l'intervento chirurgico prevede, oltre all'asportazione della raga, cioè di questa ferita, di questa zona callosa, perché poi se si è cronicizzata si è creato un callo che non guarirà mai. Per cui il chirurgo deve currettare, deve pulire questo tessuto che non è più un tessuto sano. Oltre a fare questo, deve tagliare del, alcune fibre dello sfintere. Lo deve fare lui, cioè deve creare una sfinterotomia. Il problema è che se il chirurgo non è esperto e soprattutto se non è aiutato, supportato da un'indagine preoperatoria che stabilisca quanto quello sfintere è contratto, potrebbe incappare nell'errore in di tagliare troppo sfintere. Tagliare troppo sfintere significa poter creare un danno. Per cui il paziente dopo l'intervento può avere dei disturbi di continenza e questo è sicuramente qualcosa che bisogna evitare a tutti i costi. Mi sbaglio, o ci sono diversi tipi di trattamento chirurgico? Guarda, eh, come dicevo, l'intervento fondamentale è quello di attenuare questa ipercontrattività dello sfintere. Per cui l'intervento è un intervento di sfinterotomia. La sfinterotomia può essere fatta in varie zone. Ce ne sono la sfintrotomia interna, la laterale, la posteriore e via dicendo, come le vedete elencate su questa diapositiva. Così come c'è un'altra metodica che viene usata anche in America, soprattutto in America, che prima di andare a sezionare col bisturi, con le mani, lo sfintere, si può cercare di dilatare questo diciamo, sfintere che è ipercontratto con un palloncino. Una volta questa cosa si faceva a mano. No, ma Fabrizio. Però tu non avevi la sensazione di quanto questo palloncino avesse dilatato. Per evitare che si fossero, fossero fatti dei danni allo sfintere perché si dilatava troppo o altrimenti si dilatava talmente poco che non avevi portato nessun beneficio. È stata inventata la dilatazione anuale, anale pneumatica controllata. Cioè, questa dilatazione fatta con questo pallone viene regolata da, uno, da, uno, da un apparecchio che ti dice quanto tu stai, diciamo, divaricando, dilatando questa zona chiusa. Ecco, arrivi a un certo eh, valore, che non, è, non entro nel merito perché non serve dirlo, quando sei arrivato a quel valore ti fermi. Questo lo puoi ripetere in un successivo momento e molte volte già questa metodica abbastanza conservativa porta a delle soluzioni. Quando purtroppo questo non è possibile o perlomeno la patologia è veramente tanto importante allora bisogna passare proprio al vero atto chirurgico che era poi quello che dicevamo Senti, io penso che, questa è, parte che abbiamo con, detto tantissimo ho detto tutto Fabrizio due, con due domande ancora quanto conta lo stile di vita e quanto questo tipo di intervento chirurgico al quale facevi cenno poi alla fine non è invasivo quindi non dovrebbe preoccupare il paziente no eh, chiaramente come ho detto prima l'intervento chirurgico deve essere fatto eh, da mani esperti perché, perché, perché comunque si possono fare anche dei piccoli danni, no Fabrizio? Eh, non è estremamente invasivo, oltretutto Fabrizio, mh, noi ci rivolgiamo a un paziente che ha dolore, no? mm. per cui più del dolore che già sopporta no? non ne può avere dopo l'intervento, sicuramente sta molto meglio, per cui per lui è un beneficio, comunque vada sarà un successo, no come si dice? Eh, è un intervento chirurgico che si fa, si entra la mattina, si fa in anestesia locale, comunque o al massimo si può fare un'anestesia spinale. Il paziente viene operato, sta un'ora, due ore col chirurgo nel, diciamo, nel reparto post-operatorio e dopodiché torna a casa. Nell'arco di qualche giorno riprende la sua attività, noi tendiamo a fare questo intervento verso il fine settimana, così il paziente quando è il sabato e la domenica sta tranquillamente a casa a riposo, quando è il lunedì torna al lavoro... Eh, avrà la scocciatura magari di doversi fare dei lavaggi, comunque disinfettare la zona più volte al giorno, questo per mantenere detersa la zona e poter favorire comunque la guarigione della ferita, dopodiché il paziente torna tranquillamente alle sue normali abitudini Un messaggio se ci avete questo problema, affrontatelo serenamente, perché insomma le conseguenze sono. Possiamo dire al 99% positiva? Beh direi di sì, direi assolutamente di sì. Però ricordiamo sempre che il fenomeno, ce lo ricordava il professore all'inizio, tocca diverse decine di migliaia di, di, di cittadini. Quindi il sistema sanitario è approntato a tutto questo? Sì, assolutamente. Bene, mandiamo alla pubblicità e l'ultima mezz'ora vediamo di parlare molto di prevenzione. Eh? La pubblicità. Conosci l'universo Celiachiamo? Celiachiamo è un gruppo di negozi di Roma specializzati in prodotti senza glutine. Tre negozi, per la precisione. Il primo negozio si trova in Roma Prati, fronte metropolitana Cipro, in via Giulio 25 numero 32 ed ha un assortimento di oltre 2500 prodotti. Il secondo negozio è anche un forno 100% gluten free ed unisce una selezione di prodotti confezionati alle produzioni di alimenti freschi da noi realizzati tutti i giorni. È il forno Cigliachiamo Tiburtina e si trova in via Carlo Caneva 40, zona stazione Tiburtina. Il terzo negozio è un locale di 400 metri quadrati che unisce un vero e proprio supermarket tutto senza glutine ad un laboratorio di produzioni artigianali, pani, pizze, fritti, dolci, biscotti e torte, tutto fresco tutti i giorni, tutto garantito senza glutine. passiamo a un argomento più leggero no? capire per prevenire e quindi quanto conta la prevenzione ma io mi vorrei un altro problema da professionista quanto senti che il sistema sanitario è attento alla prevenzione e poi invece chiediamo alla signora la dottoressa punto di vista, Francesca la nostra a Francesca <ride> chiediamo dal suo punto di vista da chi segue queste cose da giornalista quindi da critica e da cittadina che impressione ha che il sistema sanitario è attento alla prevenzione? Partirei anche da un altro argomento: stamattina, anche su eh, come dire, invito del, del, del professore Arceri siamo riusciti ad andare a un primo convegno che riguarda il, il sistema di unità, che eh, possiamo dire, è attento ai problemi legati al tumore alla mammella. Sì. E le, Abbiamo scoperto un altro aspetto importante, che non ci sono soltanto unità che riguardano questa patologia in particolare, ma diverse patologie. No? Certo. Eh, quindi, come si coniono queste cose tutte quante insieme? Ehm, allora, il dottor Mastro Rosato, stamattina credo, sì. è, è venuto in ospedale da me, io lavoro all'azienda Polinini Comberto I, ed è entrato durante una riunione di una unità. Che cosa sono le unità? Le unità sono delle mh, riunioni che vengono fatte all'interno ormai di tutti gli ospedali, dei grandi ospedali, io parlo del, del mio, che è l'azienda Policlinico Umberto I di Roma, per cui è l'Università di Roma, no? mm -hmm. la Sapienza, perché io lavoro lì, e, mh, ha varie unità. Perché? Perché si è cercato di eh, riunire nell'ambito di una stessa eh, struttura i vari professionisti, i vari medici che si occupano delle varie malattie. Quindi per cui esistono. Esatto, no? assolutamente sempre. L'unità è multidisciplinare. Il dottor Mastro Rosato ha stamattina diciamo interagito con la Breast Mi Unit. Ci la telefonata e poi ci togliamo sì, subito. Come no? Pronto? Pronto? C'è. Parli pure. Buonasera. Prego. L'ascoltiamo. buonasera. La sentiamo bene, prego. Sente? Benissimo. Ah, chiesto, prego. chiedo scusa, professore, se posso, se prego, posso prego. presentarle un mio caso. Se... La ascoltiamo, prego. Allora, un anno fa io, mi è stata dia diagnosticata una eh, gastrite atrofica. In, praticamente io non, scusate tutti, scusate tutti, non andavo al bagno. Prima gastrite atrofica? Sì, sì, va davanti, prego. Quando mi sono presentato all'ospedale vicino casa, il, mio, il, dottore, il primo dottore che mi è capitato ha detto: Guarda, ti risolviamo subito con della misalazina. razzina. Mm. Va davanti, non ce lo dica a puntare su. <ride> invece, volte. no, dopo è capitata, eh, eh. mi hanno fatto delle analisi, anemia, eh, gastrite atrofica eh, e altre vedi, cose. Vedi? E mi hanno curato, non so, mi hanno fatto una, una carta di emissioni di, di che adesso non sono riuscito a trovare così all'improvviso. Io, a dir la verità, sono andato abbastanza bene al bagno. Però adesso ho alle stesse condizioni, io non ho nessuno stimolo, non è che mi dà fastidio, che bella... non ho stimolo per andare al bagno. Lei pensa che la mesalazzina sarebbe stata un... con un farmaco o altre cose, ma la ringrazio di averlo disturbato. Mi scusi di averlo disturbato. No, no io penso, chiamato, penso che lei debba rivolgersi, perché ha una diagnosi diciamo, non, non perfettamente chiara, soprattutto non è chiara la terapia. Io penso che la cosa migliore che lei possa fare è venire anche se vuole al policlinico da noi, al centro di gastroenterologia e mettere un po' d'ordine dove sembrerebbe che ci sia una leggera confusione e vedere in realtà di che cosa le affetto, perché non è che se uno ha una gastrite atrofica non va al bagno, cioè c'è un problema probabilmente legato al tubo digerente, al sistema, all'apparato digerente che deve essere un pochino adeguato. E dovrà fare delle indagini Facciamo queste indagini e vediamo qual è il modo migliore per aiutarla. Quindi questo eh, penso... deve, andare, ripetiamo? Eh, certo, deve andare nel reparto di gastroenterologia, in Terza Clinica Medica, al Polinini Umberto I. Ci sono dei reparti di gastroenterologia che sono assolutamente modernissimi. Dove lei può essere inquadrato dal punto di vista diagnostico e cercare di fare chiarezza laddove non mi sembra che ci sia molta chiarezza. Bene, ritorniamo al discorso delle unità e della prevenzione: come si collega tutto questo se da, da professionista, da, no, da esperto della cosa senti che ci sia una risposta adeguata. Poi la stessa domanda invece da chi il servizio se lo aspetta. E la, le unità, come stavo dicendo prima, sono delle unità dove confluiscono, come diceva anche il dottor Mastro Rosato, più professionisti, più medici ed è una... e tutti questi medici che si occupano degli vari aspetti delle varie malattie e collaborano insieme per raggiungere poi lo scopo ultimo. Lo scopo ultimo è stabilire il trattamento più efficace e più idoneo per quella malattia. Il dottor Mastro Rosato oggi ha partecipato diciamo come spettatore alla breast unit che è la unità delle malattie della mammella dove c'è anche al policlinico da noi come c'è in tanti altri ospedali. La breast unit come chirurgo come diciamo, responsabile chirurgo c'è il professor Massimo Monti che poi non è altro che il mio direttore di dipartimento che io stimo moltissimo e che verrà probabilmente ospite qui di Mastro, no. Mastro Rosato certo allora. per cercare di chiarire questa situazione ma dal punto di vista sociale le unità adesso si stanno componendo di anche le altre patologie per cui ci sarà l'unità di colon protologia per cui tutti i malati che sono affetti da patologie del colon della protologia confluiranno dal punto di vista diagnostico e terapeutico in queste unità e queste unità non hanno altro che il compito di studiare ogni singolo caso con delle riunioni che vengono fatte anche quotidianamente, si studia ogni singolo caso e si stabilisce collegialmente qual è la strategia terapeutica e diagnostica più appropriata. Io stamattina ho visto una cosa che mi ha impressionato molto positivamente, sentire i vari medici, i professori presenti al convegno, che si scambiavano le rispettive esperienze rispetto a ciascun paziente che avevano avuto. Eh, eh, ma si arrabbiano anche, non so se sì, sì, ho visto come con grande Sono, passione, sì, C'è sì, sì, sì. un una passione. c'è sì, un'attività. Ferve un'attività incredibile dove c'è l'anatomopatologo, c'è l'oncologo, c'è il chirurgo, c'è il radioterapista, il clinico. Cioè siamo tutti, ognuno per la propria branca, ognuno parla della propria esperienza e soprattutto parla della propria cultura perché gli aggiornamenti ognuno è aggiornato sul suo, diciamo, sulla sua branca no? e ognuno porta le, le proprie esperienze e confluendo tutti insieme sicuramente si raggiunge l'obiettivo nel miglior modo possibile. E questa è la buona sanità. No? Sì, ma allora, è la buona sanità... Ma no, no, che cioè, cioè, ripeto sì, spesso sì. le eccellenze che abbiamo noi in Italia e nel Lazio magari avere altri paesi no? io saluto Purtroppo... Sergio Bruni che è un mio affezionato è un un sì. una volta. No, Sergio Bruni è un amico che mi segue sempre e, e che mi, mi dice grande e io voglio salutarlo pubblicamente perché fa sempre piacere no? cioè, Come no, Caspita: c'è perché... un problema il discorso è questo che... Si parla di mala sanità perché giustamente ogni tanto ci sono dei casi di mala sanità, effettivamente, quindi fanno scalpore. Ma non si parla mai di buona sanità. Quante volte, diciamo? come eh, percentuale vengono salvate delle vite a cospetto di tante volte che purtroppo esistono casi di mala sanità. È un po' come disastri aerei. Ne capita uno e eh, ovviamente allarma tutto il mondo. Ma in realtà eh, viaggiano ogni giorno migliaia di aerei ogni, ogni istante. Quindi comunque eh, bisogna puntare sul fatto che la sanità certo. italiana è un'ottima, eccellente sanità. Quindi insomma. Quindi il problema eh, da, da, dall'esperienza tua eh, non è legata tanto alla risposta. Della, della professionalità e dell'eccellenza. Qualche ottimi negativo lo, lo diamo sul sistema? Eh, lo diamo in base alle esperienze negative che le persone poi ricevono, perché? Perché è molto importante dal mio punto di vista, credo, eh, sia la tempestività nella diagnosi, nel senso che non bisogna mai arrivare eh, eh, in un ospedale da un medico, da un privato, da un professore, da chiunque sia, quando già la patologia è in atto, nel senso che bisognerebbe avere la tempestività e la programmazione di determinati esami. Ti parlo dal punto di vista femminile, noi donne abbiamo eh, diciamo degli organi in particolare che sono più eh, da tenere sotto controllo, che sono in genere il seno e le ovaie. Allora te donna che sai che ogni anno devi sottoporti a un'ecografia endovaginale, una ecografia al seno dopo i 40 anni ad una mammografia, non puoi arrivare il giorno prima che ti scade l'esame e dire eh, purtroppo ho chiamato l'ASL e non mi hanno trovato l'appuntamento. Vanno programmate determinate, eh, determinate visite e quindi tempestivamente se una persona sa che deve essere a certi esami deve preventivamente eh, stabilirli con, con regolarità naturalmente, questo, questo salva la vita dubbio. secondo me. Questo perché... senza dubbio, però che esista nel nostro sistema sanitario, almeno quello della nostra regione, problemi legati alle liste d'attesa, sì, ai pronto soccorsi che scoppiano. Io ogni volta che parliamo di questo tema dico intanto stabiliamo una cosa, i medici che stanno al, so al pronto soccorso sono degli eroi sì. assolutamente d'accordo sì. No? Sì. Do dopodiché quindi non ce la possiamo prendere con loro. Ma la critica va rivolta a chi organizza e ha responsabilità del sistema che è la politica, che è le istituzioni no? sì, considera Fabrizio che la, la spesa sanitaria è la, primo, la prima certo. voce di bilancio, no? la spesa sanitaria è veramente altissima. Eh, sì, ci sono delle eh, difficoltà eh, enormi, anche perché, mh, come abbiamo già fatto qui una volta, eravamo con il presidente del. Con Bartoletti, il presidente sì, del Medico di Famiglia. Esatto. Sì. E il problema è cercare di decongestionare soprattutto questa enorme richiesta che c'è di pronto soccorso, perché molte volte. I eh, ricoveri o perlomeno le richieste di pronto soccorso non corrispondono a una reale esigenza, ma m, molte volte si va al pronto soccorso per qualsiasi esatto, disturbo. Per, per cui, bisognerebbe cercare di avere dei filtri prima dei pronti soccorsi, cioè, al pronto soccorso deve andare chi ha bisogno di subire pronto soccorso, esatto. chi non ha bisogno di subire pronto soccorso deve essere seguito. Negli ambulatori dei medici di famiglia, dei medici di base e dei medici che però, devono essere sì, dedicati a quello. Mi, mi permette di chiamarla Stefano, professore? Sì, come no, no, no? Assolutamente. Però, Stefano, scusami, la colpa non è del, maia, del malato, no. no. perché se io ho il mal di pancia, non so che c'ho il sabato, eh, la struttura dei medici di famiglia non c'è, eh, le case della salute le promesse ancora sono scatole vuote, alla eh, fine vado al pronto soccorso. E la, la guardia medica se la chiami chissà però come, se stanno quando viene, ce lo no? diceva ti ricordi Bartoletti ce lo diceva che si sta modificando certo, adesso si certo, sta modificando certo, questo certo. proprio per evitare, que per evitare comunque no, eh, questo, questa congestione dei pronti soccorsi guarda che anche per me che sono abituato e ho fatto pronto soccorso quando ero più giovane passare ne idea nel pronto soccorso anche del mio stesso ospedale che è un dea importantissimo è disarmante perché ci sono i colleghi che stanno nei box che non so come dicevi tu che sono veramente degli eroi perché gestiscono delle situazioni veramente difficili 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 e, se mi permetti fammi riallacciare a quello che diceva Francesca perché Francesca parlava dell'importanza della prevenzione no cioè eh, la spesa sanitaria è una spesa importantissima. Quando è che la, la, la spesa sanitaria aumenta? Quando bisogna curarsi, cioè quando si entra nell'ambito della terapia, per cui le terapie sono costose, le terapie molte volte devono essere fatte perché? Perché non si è fatta prevenzione. Molte volte con la semplice prevenzione si possono evitare delle patologie che, eh, che Impongono delle spese. Allora, con una spesa minima quasi inesistente, che si fa sulla prevenzione, noi possiamo evitare delle spese molto più importanti se vogliamo parlare di spese. Mette, cioè, no. Aggiungiamoci a tutto questo Sono che non sapere, ci sia, male, che non eh. ci sia mala, no? certo. perché? Perché, come io dico sempre, la prevenzione è la più efficace, è la più potente medicina. Guarda, non tu... esiste una medicina così efficace, così potente come la prevenzione. E per questo... Però tutto quello che tu stai dicendo va calato poi dentro una realtà che dovrebbe portare a, a, a concepire da parte di chi ha la responsabilità della gestione della cosa pubblica che le spese della sanità non sono destinate a diminuire, sono destinate ad aumentare dal mio punto di vista, perché i macchinari più nuovi, perché i medicamenti più, di, di ultima generazione, perché l'attesa di vita si allunga e quindi abbiamo perso... Questo è assolutamente vero. No? Però se invece di avere un milione di persone ce n'hai 800.000, certo, la, la differenza certo. è sostanziale, certo, certo. cioè una differenza importante. E, allora giustamente Fabrizio Mastrorosato, che è del mestiere, dice sì, ma l'utente, no? L'utente che può fare? E soprattutto è compito del, dello Stato comunque della regione. E dare la possibilità di fare prevenzione. Beh, io aggiungo anche un'altra cosa. È anche compito del medico, anche volenteroso, come il sottoscritto, per esempio. Qui mi ci metto. Il medico di famiglia. Ah, il medico di famiglia è fondamentale, è, abbiamo sempre detto. È il, primo, detto, il, è il, è il punto iniziale della prevenzione. Eh? Sì. È la parte iniziale della prevenzione, è quello che deve stimolare il proprio paziente, è quello che ha il contatto più diretto col paziente, la prevenzione. Io nel mio piccolo, utilizzando dei mezzi che ritenevo futili, comunque dei mezzi così ludici, invece ho recepito l'importanza oggi dei mezzi di comunicazione moderni, parlo di Facebook, parlo di questi mezzi social, e ho avuto un'idea, ed ecco che mi riallaccio a quello che è capire per prevenire, il cartello che vedete là. Eh, a cui mi voglio eh, ricollegare e, e c'entra anche Francesca perché? perché Francesca anche lei che mi vedeva mi vedicchiava su questa cosa un giorno mi disse ma perché non mi fai collaborare anche a me perché è una cosa molto interessante e io ho accettato di buon grado molto felicemente questo suo supporto e adesso è diventato apporto eh, in questo diciamo momento sociale e ce lo racconta Francesca come no che significa quel CP. Esatto. Capire per prevenire. Eh, Capire per è, la, prevenire è, sì. la, è la sintesi vista della sostanza. Proprio. È la sintesi di quello che ha creato il nostro professor arcieri cioè mettere a disposizione di tutti gli utenti che si collegano con noi durante queste dirette del martedì, sia eh, alle 12 eh, sulla radio, eh, sia poi su Facebook direttamente dal policlinico dove effettuiamo la diretta. E dando la possibilità a tutti, quindi senza nessuno escluso, di ascoltare quello che è l'argomento del giorno, che in genere è sempre molto, molto vario, anche perché spesso e volentieri il professore invita durante queste dirette degli specialisti in altre, diciamo, patologie, e, e di conseguenza dà la possibilità anche a tutti quelli che ci seguono di intervenire durante la diretta, quindi con delle domande, con eh, delle curiosità e anche di intervenire post-diretta perché chi non ha la possibilità di collegarsi durante l'orario prestabilito può vedere indifferita tra virgolette mm -hmm. la nostra trasmissione e quindi a quel punto vedersela con tutta calma, valutare, chiedere, fare domande e il professore poi risponde, diciamo sempre a chiunque pone qualche interrogativo. Quindi insomma, fa appunto, un lavoro veramente errore, oggi il Lui ricordo. è bravissimo, Pum. fa un lavoro eccezionale. scorrere, no, un serpentone con la pagina Facebook del professore. Sì, sì vabbè, lì basta andare su, su Facebook già con il mio nome, con Stefano Arceri, insomma ci si arriva. E comunque la pagina da cui parte tutto si chiama Capire per Prevenire. Capire per Prevenire è un'idea, è una creazione di mio papà. Che saluto, che è Guglielmo Arceri, che la creò tantissimi anni fa perché anche lui credeva nella divulgazione dell'informazione medica, una divulgazione che deve essere la più accessibile possibile, la più semplice possibile, sì. come spero, mi auguro che anche oggi, qui no, da no, Fabrizio Mastro Rosato, sì. sono riuscito a fare parlando di un argomento come la raga denale. E perché nasce questa esigenza? Io questo lo voglio raccontare perché è divertente. Perché purtroppo noi medici, quando. Abbiamo anche noi la, TV, la nostra vita privata, la sera capita di andare a cena con gli amici e quando noi medici andiamo a cena con gli amici Fabrizio, Francesca, dimmi se è vero, è vero, è vero. E, e, è vero. e ci sono persone che non conosciamo, tendenzialmente cerchiamo di, nascondere, no, tendenzialmente <ride> cerchiamo di nascondere la nostra professione perché se è, dici che fai il medico indubbiamente poi alla fine è, la cena diventa monotematica sentiamo che ci dico da casa un'altra telefonata, pronto? pronto, buonasera, senta io mh, non so se mi riconosce che ho telefonato tante volte quando hai una sorella di Articoli, e siccome io sono molto amante della prevenzione, sono un po' grande e la facevo all'ospedale di Sant'Andrea San sulla Cassia, quello piccolo sì. Non so se il Signore lo conosce, che dipendeva da San Filippo Neri a quei tempi. Uh -huh. solo Adesso io sono andata per fare prevenzione per, per la visita ginecologa, per PDS che io ci vado tutti gli anni, quelli bravamente te, te li scrivono sul libro quando devi ritornare ogni anno, come ha detto la signora Bene, anche per il seno. Solo che faccio, mh, due anni fa faccio le ricette, perché adesso dopo due anni vado là, l'hanno chiuso. Eh. Il tocco me l'ho chiuso. Gli infermieri stavano lì, che io li conosco da tanto tempo. Restaurato, messo bene, perché adesso lì fanno solo la chemio. C'è il dottor, il professor Moscato, che non so neanche se ci sta più, se è andato in pensione, perché io ho 74 anni. È giovane. Da 72 che faccio prevenzione del seno e di tutto il resto. Però le persone... Pensi, per io, sono io sono proprio una convinta della prevenzione. Però le persone più importanti che devono per la prevenzione devono essere i medici di famiglia che queste quando fanno fare analisi. abbiamo detto, brava comunque Tutti gli loro devono controllare bene tutto per tutto, e ha ragione il professore si evitano tante cose si evitano le protesi per io, del ginocchio, si evitano dell'anca è... perché una volta si curavano le ossa un po' adesso fai la mocca però non ti danno non, non ti danno tanto retta mi dispiace dirlo, si spendono tanti soldi ma io non so se alla fine c'è produzione, perché adesso basta che ecco, la protesi allanca, la protesi al ginocchio, la protesi Ma Ecco, prima cosa costa, e poi non è che la persona sta bene, insomma, ecco. Perché io ho fatto la protesi al ginocchio. Sembra che vado bene, per un anno e mezzo l'ho fatta, insomma, e poi privatamente l'ho fatta. Però è ecco, come dice il Signore, la prevenzione, ma devono essere i medici di famiglia, perché la prevenzione c'è costa di meno e le donne stanno meglio anche gli uomini però eh, le prevenzioni ah, certo. certo. Penso perché gli tu, uomini corretto, non la fanno quella no? della prostata molto raramente va bene, va bene grazie grazie. No, a grazie a lei ha semplicemente rinforzato il nostro discorso diciamo, allora, ritorniamo al discorso di sistema no? ricordo che qualche anno fa no, non mi viene in mente esattamente se era la di Frosinone o quella di Latina organizzò una cosa straordinaria almeno dal mio punto di vista Lì abbiamo tutta una serie di comunelli sparsi no, tra, tra le colline che fanno contorno a, a questi due capoluoghi, dove è difficile che la donna, magari anche quella più avanti negli anni, cioè va a farsi lo screening alla mammella, si inventarono una sorta di camper annunciando il giorno in cui sarebbe avvenuto in quel comune per fare lo screening alla mammella. Sì. Quella è prevenzione seria. Assolutamente. No? assolutamente. Sì. Cioè, quindi se il sistema eh, si organizzasse e spendesse in questo, certo. quanto spenderebbe in meno esatto. a livello di costi-benefici? Tra l'altro è anche una cosa interessante perché avvicina diciamo, le donne che hanno reticenza già ad certo. andare negli ospedali, comunque certo. ad andare negli ambulatori, a parlare con un medico diciamo, istituzionalmente, in maniera più easy tra virgolette, in maniera più facile, di facile accesso, e, e lo possono fare tutti insomma, senza problemi, senza E, e che sì, costi? Attenti. Sono poi quelli che magari ha eh, preso in carico quel paziente, l'infermiere, oggi con l'iPad, questa roba qui, sa che lo deve chiamare quel giorno. In quella data no? per tante patologie, no? il primo che mi viene in mente è quello del diabete. Perché non vieni ogni tanto a farti certo. l'esame e via via dicendo? No? C'è quindi una necessità di dare uno stimolo maggiore perché quella buona sanità che ce n'è tanta venga organizzata meglio e quindi portata più a disposizione del cittadino. Quando arriviamo se... nella discussione con Bartoletti quel giorno, l'abbiamo un po' affrontato. Penso a quello che stabilisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità, tanti posti letto ogni 3.000 abitanti. Bla bla bla. No? Poi arriviamo alla distribuzione della statistica di Trilussa dei due polli, cioè l'azienda sanitaria di, di, di Civitavecchia che cioè sta a 0,7%, e, e quindi poi tutto quel tipo di popolazione rispetto a quel fabbisogno va fino a Sant'Andrea, no? Certo. Allora, questa ridiscussione sul sistema è, è, credo che sia essenziale anche per valorizzare di più, poi quello che invece, la grande professionalità che c'è dentro, venga meglio anche adoperata. No? Assolutamente d'accordo con quello che dici. Anche se poi anche i singoli medici devono metterci del loro. Per no? carità, cioè, eh, noi eh. abbiamo una professione che è una professione estremamente particolare, è un'arte, comunque è una professione che non dà onestamente più le soddisfazioni di una volta, no? anche perché... Comunque è una professione complessa, è una, è una professione che adesso è un po' troppo sotto l'occhio anche della parte legale, per cui devi attenerti Andate a determinate regole. Esatto, mh. parlo della medicina difensiva, non entriamo in questo merito perché sennò non avremmo possibilità di concludere la trasmissione. Non Ma entriamo. Beh, me Però potrebbe, io dico che la buona scusate, volontà sì. si, si potrebbe concludere proprio come messaggio da dare ai cittadini. Le cause le vincono sempre i medici nel 99% dei casi, quindi c'è un atteggiamento speculativo, forse più sì. dai colleghi avvocati. O eh, dai, eh. Non voglio entrare, io voglio, <ride> no, non voglio entrare quindi in questa è discussione. Io invito a sì. non fare sta roba qui la, nei confronti dei cittadini. No, eh. no, su questo non c'è dubbio, perché eh, ne, la, la scienza medica non è una scienza esatta. Questo bisogna che la gente lo capisca, soprattutto capisca una cosa: che una malattia non è uguale per tutti. Cioè, la stessa malattia, faccio un esempio: il tumore della mammella non è uguale per tutte le donne, ogni donna è un caso a sé, ogni donna reagisce a quella malattia in un modo unico e assolutamente impossibile che si duplichi in un'altra donna. Per cui la risposta è individuale. Per cui una donna che vince un, diciamo, un tumore, parlo di donna come può essere un uomo, non, e lo stesso tumore potrebbe non essere vinto da un'altra donna o da un altro uomo. Cioè la risposta è assolutamente individuale. Non si può cercare di fare nella medicina, soprattutto in questo tipo di, eh, di patologie, non si può cercare di fare quello che vorrebbero fare i vari avvocati, i vari magistrati, i vari giudici, un diciamo un fatto statistico, cioè che ci siano dei protocolli che siano utili eh, per tutti quanti, perché ogni persona è una persona a sé. Ognuno ha una risposta che è individuale. Detto questo non voglio entrare nel merito, no, magari eh, un okay. giorno la faremo una eh, se tu vorrai, Come no, o okay. magari un avvocato <ride> Eh, un no? giudice, un medico, un medico di famiglia, un medico legale e cerchiamo una volta per tutte anche di fare chiarezza, perché la medicina difensiva, qualcosa che accennava Fabrizio eh, Mastro Rosato, il dottor Mastro Rosato, è probabilmente il peggior nemico della medicina. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Comunque, allora, vediamo, il cittadino come si sente di fronte alla sanità della nostra regione, a parte del sistema... Eh, nazionale nostro che ahimè però c'ha troppe sfaccettature no? questo fatto che va in una regione c'è un una risposta positiva no? rispetto a un'altra che non ce l'ha e così via. E nella nostra regione io credo abbiamo delle eccellenze straordinarie, eh? e, però il cittadino è insoddisfatto. Allora, come in tutti i settori e come in tutti i casi eh, io credo che ci sia anche una componente di fortuna in questo, anche in questo, in questo ambito. Perché per tanti medici bravi, pazienti, eh, diciamo, attenti che ci sono, ci possono anche essere quelli diciamo, più frettolosi, meno, eh, meno attenti, eh, meno accoglienti, quelli che ti creano meno empatia. Perché? Perché il paziente quando si rega di fronte a un medico ha necessità di essere accolto, non solamente visitato freddamente. Quindi anche in questi casi è importante diciamo, il rapporto che si instaura con, con il medico e lì è una questione di, di fortuna insomma. Di, riuscire a trovare il medico giusto che capisca la tua patologia e che ti segua nell'ambito diciamo, di questo percorso un di cura. L'umanizzazione del rapporto. Esatto, questo è un, un tema molto, me, molto importante che si potrebbe anche affrontare in un'altra circostanza. Io per... Vorrei chiudere facendo un complimento al professore Arcieri su un aspetto. Poi il caffè è pagato dopo. No? Assolutamente. <ride> e, ho apprezzato molto nel professore Arceri no? in altre trasmissioni, che vedo che... Sempre seguito da qualche suo discepolo mm? sì. con un'attenzione molto attenta nei confronti dei ragazzi no? ai quali tra cento anni passerà il testimone. Eh sì, beh, io come Fabrizio Sato. Scusate, eh. sai perché te lo dico? Perché eh, forse te l'ho raccontato questa cosa, ho avuto l'opportunità di fare un'intervista al professor Berloco. Sì. Che conosci bene, un collega bene che, il, stimo. che fa i, i trapianti di Renault Roberto Primo. E quella mattina era tristissimo. Dico, perché professore? Ma a parte già stava con il camice verde per entrare in sala operatoria. E perché due studenti erano andati da lui e abbiamo detto, professore, ce ne andiamo. Sì. E era quelli ai quali lui faceva più riferimento come, dire, come suoi eh, continuatori. No? e Quando gli ha chiesto perché c'è cioè un problema di, di, di scarsità di stipendio, vediamo di trovare delle soluzioni, eccetera. E loro gli hanno risposto no, perché qui non sentiamo che ci sono prospettive. E quindi vedere la cura che invece c'è nei confronti di tenere queste, eh, questi cervelli da noi è un apprezzamento che intendo fare pubblicamente ad Arceli. Il, il tentativo, perché comunque io sono contornato. Da bravissimi ragazzi considerate che chi si, si avvicina a questa professione lo fa esclusivamente per passione, perché questa è un'arte: una, è una professione che si fa solo per passione. Per cui sono ragazzi che con il cuore vengono a lavorare e lo amano ed è una professione difficile, una professione molto complessa, dove ci sono delle regole ferre, delle regole molte volte anche molto severe che bisogna seguire perché, perché si prende in mano la salute di un altro essere umano e l'errore non è proprio consentito. No? Per cui è una professione complessa, è una professione meravigliosa. Perché è una professione che dà tante soddisfazioni, però dà anche tante preoccupazioni, molte notti si sta a svegli, però alla fine i risultati arrivano. Bene, ringrazio molto Francesca Genovesi con noi anche in altre occasioni. No, Il professor parlare. Arcieri, che comunque oramai. È un abituè della nostra trasmissione a presto, grazie grazie a per Mastro la Rosato eh, sempre la, alla tua disponibilità noi voi. ci vediamo domani con eh, un giornalista che per anni ha seguito il Quirinalista come si chiamano per anni ha seguito eh, il Quirinale durante tutte le crisi, adesso è in pensione e ci viene ad aiutare a capire che sta succedendo ecco. in questi giorni quindi a domani